Ok ragazzi, siamo sulla nuova puntata di Forza Horizon 3. Non siamo più nella puntata dedicata alle aste, ma oggi vorrei fare un'altra cosa con voi. Io ho già iniziato a fare... Allora, piano. Accedi, non userò il GTR Nismo, ma userò il Nissan Sylvia edizione Horizon con kit derapata. Adesso la potenziamo in diretta. Allora, garage. Nissan. Guardate quante macchine che ho. Cioè, per darvi un'idea, no? Sì. Avete un'idea? Nissan sale a bordo. Oggi andremo a fare il Forzaton, quindi puntata dedicata. Mannaggia il pene. Puntata dedicata al Forzaton di settembre, cari amici di Scar Amico, ti scrivo. Quindi molto raro, c'è da vincere un S15, una Nissan S15. Se finiamo il campionato giusto, potenziamenti, potremmo anche farla. Sì, butta via tutto, non me ne frega niente. Fa schifo. Potenziamento, swap al motore. Cioè, voi guardate quanti motori hanno questi. Il 1600 Turbo Rally, il 3002 V6, 2,6 litri, 6.000 V8, 3,8 V6, 2,6 a 4 rotori e 6.500 V12. Non so quale mettere. Qua forse... qua, metto il 6500 V12. Sono stato obbligato a mettere... Strano perché nel Silvia di solito non si può mettere il 6500 V12. Lo ciamberiamo. Che bella che diventa sta macchina. Con l'assetto giusto. Adesso la potenziamo, arriviamo ai cavalli di una Lamborghini, guardate. Forse qualcosina, dobbiamo arrivare a 1130 km. E allora poi con questa ti diverti veramente, veramente tanto. Penso è che poi possiamo usarla. Cioè, guardate, superiamo over 1400 Nm. Cioè, qualcosa di veramente folle. Dischi dei freni. Potrebbe tranquillamente diventare una delle macchine più potenti mai fatte. Tranquillamente. Costa abbastanza, ma come potete vedere non è un problema avere qualche soldino in più. Cioè non ha messo questo, ma come l'aveva preparata quel pirla? Perdonatemi. Cioè l'ho comprata veramente da una bestia, l'ho comprata sta macchina. Voilà. Ovviamente frizione, velocità, vogliamo la velocità. Cambio. Trasmissione da gara. Differenziale da gara. Importantissimo. Ora io ci cambio i cerchi, questi cerchi qua sono un abominio. Quello ho messo l'ultima volta, avevo messo un altro. Ho messo un bel cerchio, proprio bello bello, sapete? Questo. Eccolo qua. Ora ci mettiamo dei bei 19, senza andare troppo sul grosso. 19? Sì. Allarghiamo le gomme. Cioè, voi guardate che roba che puoi tirare su in sta macchina. Oltre che è bellissima, perché è bellissima, questa io la trovo una delle macchine più belle di quell'epoca lì, appunto. Non vedo perché devo spendere dei soldi per delle gomme che ho già. Non capisco. Vabbè. Alettone. Cioè, guardate quanti alettoni. Nismo, bello quello del Nismo. Però no, non è regolabile neanche questo. Aia. Questo non è regolabile. Questo è regolabile, ma non mi interessa. Quello del Nismo mi piace davvero tanto, metterò il Trial. Cofano, non solo questo qua. Ah, più 4 kg. Migliora un po' il controllo. Controllo zero, eh. Controllo zero. Vabbè, lasciamoglielo 4 kg, non dovrebbe cambiare tanto. Solo questi due, vero? Sì. Io controllo gliel'ho messo, cioè ho fatto il possibile per metterglielo o no. Non mi ricordo. Sì, mi sa che ho messo tutto, sapete? Mi sa che gli ho messo tutto, anche la trazione, sì, tutto, sì. Controllo molto basso, va bene, toccherà migliorarlo. Kilowatt 1130, 1320 kg di peso, però si può lavorare bene, si può lavorare bene una macchina del genere. Adesso ci facciamo una bella messa a punto come Dio vuole. Ok, esci così, assetto. Pneumatici, van bene così.
Anzi, la preferisco a 2. Cambio, io aumento, allunghiamo ste marce perché sennò questa qua slitta e basta per sempre. Opla, le allungo abbastanza. 428 all'ora vado benissimo. Campanatura va bene, sorgenti, altezza del suolo bassissima. Da far rientrare gomme, smorzamento, aerodinamica, freno. Pressione 160%, differenziale 50 e 50. Anche se non mi convince qualcosa qua sull'aerodinamica, perché non posso metterla? Certo, perché avevano messo un cacchio di regolabile. E mi sa che mi toccherà mettere qualcosa di regolabile. Però l'alettone, vedete, migliora, lo metterò, che devo fare? Meno 4 kg, facciamo il possibile, signori miei, installiamolo. Abbiamo risparmiato qualcosina di peso, 4 kg, però almeno è regolabile, perché se no siamo fottuti qua. Salva, ok. Ok, assetto, aerodinamica anteriore, no, posteriore in curva, lo mettiamo al 96, non voglio esagerare. E signori, siamo pronti per continuare la gara. Due gare, signori, ne faremo una puntata oggi e una puntata domani, cioè domani dopo. Madre di Dio, ho alzato da a palla le cuffie. Penso che c'è qualcosa che non va. E invece no, buggoni incredibili. Facciamo una garetta? Sì, qua c'è sempre questo bug che si blocca. Ok. Forza, tonsignori, vedete? Vediamo di fare tutti. Ottieni 3 stelle nella zona di derapate per ricevere 95.000 PE. Esegui 20 abilità derapate su Nissan. Ce l'abbiamo. Per vincere 3 giri della ruota della fortuna. Completa una gara sul campionato di auto giapponese già fatto. Pista pista, vinci un campionato su Nissan per ottenere un Nissan S15 HR. Io ce l'ho una Nissan S15, ok, ma ne voglio un'altra perché sono in bordo. E guardate qua. Che bello. Questa è la macchina più bella che ci sia, secondo me. È un mostro. Non ha certamente prestazioni da Lamborghini, nonostante gli ho messo lo stesso motore. Ma che ci potete fare? Attenzione. Voilà. Siamo arrivati. Circuito. Punto abilità ottenuto, lo so. Beh, guardate che basso sto assetto. Continua il campionato. Io spero ci sia la mia Nissan, eh. Vabbè. Oh, non c'è la mia Nissan. E certo, perché ho iniziata con questa. Però c'è il Supra. Però c'è il Supra. C'è il mio Supra. Ehi! Supra con potenzialmente abilità derapata. Vabbè, non importa, usiamo il Nissan Nismo GTR, non fa niente, useremo questo, tanto è una macchina che va da Dio. Una garetta, poi le altre me le faccio io e poi vi faccio vedere com'è andata a finire. Guardate che bella, la grafica di Forza Horizon 3 è una figata pazzesca. Acqua ce l'ho troppo lontana per poterla bere. Moriremo di sete, grandi. Vedete che ho la carica idravatar. Scrivetemi su Facebook, grandi. Su Instagram, soprattutto su Instagram, mi hanno aggiunto un gran bel numero di followers. Farò anche un tutorial, signori. Ok. 3 like. Dubbox trattino basso official YouTube. Madonna. Madonna. Arrivato adesso il programma di allenamento. Allora, vediamo un po'. Carichi, eh? 8002 vuoto che ho messo turbo. C'è sempre l'assassina dietro. Tutta in strada nettamente inferiore alla Nissan Silvia. Ma attenzione, è sempre lui, Simo 012.
È un drive avatar, qua stiamo giocando in modalità esperto, anzi su paranormal, cos'è? Leggenda, difficoltà più alta. Quindi sono tutti drive avatar di persone che sanno giocare. Ma noi stiamo a giocare di più. Attenzione, mi prude il naso, me lo soffio in diretta perché qua non si taglia. Oh madonna. Ok, ora siamo più carichi di prima. Che succede? Forza Motorsport 7. Ah, già mi era piaciuto il 7 anche. Vai. Ce la facciamo, attenzione. Vai. Vai. Attenzione. 4 giri queste, lungo. Ma neanche un minuto. Adesso che ci prendiamo gusto. Adesso che ci prendiamo gusto riusciamo a giocare molto meglio. Facciamo come, guardate i dischi, li avete visti? Ok. Ok. Veloci della luce. Io vorrei scendere sotto ai 56 secondi sul giro così, perché con una macchina ho fatto il record dei 56 secondi, adesso non mi ricordo quale, forse con l'Audi RS3 mi sembra, che vabbè è un pelino più potente di questa in elaborazione totale, full elaborated, bug incredibili. Ok, questo gioco qua mi fa impazzire, quasi più bello di The Crew, quasi. Opla, attenzione, 53. 53? 53, nuovo record per me, personale. C'è gente che lo fa in 49 secondi. E io con Lamborghini Aventador ero arrivato a 50,02. Bene, bene, ma non è neanche male. Attenzione, frenata termoatomica, entrata in curva violenta. Poi basta toccare, lui ce lo dovrebbe segnare. Ok. Via, via che andiamo bene. Ok. Prenda per l'amor di Dio. Ok, vai. Opa. Ok, eh sì. Vabbè. Ok. Ho parecchia paura, signori miei. Opla. Stiamo comportando, devo dire bene. Devo dire bene. Devo dire molto bene, anzi. Attenzione. Ok. Forse qua è un po' troppo. Voilà, frena. Frena per l'amor di Dio. Ottima derapata, e ci divertiamo un po', dai! Dai, io mi diverto come un matto qua. Abbiamo un bel vantaggio. Drift! Drift, vai! E l'abbiamo vinta! Prossima puntata, signori, ci vediamo e finiamo il Forzaton. Mismo evento. 80 punti, sono nettamente primo. Vediamo se possiamo girare la ruota. Forse sì, eccola. Spero di vincere dei soldi così si raddoppia perché ho l'abbonamento VIP, veramente. No, il ponte che marcia, no. Va bene. Ok ragazzi, che l'appuntamento di oggi può finire qui, ci vediamo al prossimo video, allora tutti da. Ciao!